Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Ti chiedo due questioni. Una, questo posizionamento a un certo punto fa proprio l'elenco, dice Stati Uniti, grande Satana, rievocando insomma cose che abbiamo già sentito, ma a un certo punto dice Stati Uniti, Regno Unito e Israele, è la guerra del male, del bene contro il male sono appunto Stati Uniti, Regno Unito e Israele. E poi c'è anche un'altra questione, che è l'invito a scendere in piazza, cioè non state fermi, non state zitti, chiunque vada in piazza fa bene ad andare. E da ultimo ti chiedo, quando dice che gli Stati Uniti sono il male, dice anche questo lo vedremo pure nei prossimi giorni. Io credo che lui stia usando le elementi che noi nella nostra propaganda tendiamo sempre ad utilizzare, cioè la lotta del bene contro il male, lui adesso la sta usando contro di noi, richiamando valori umani, i bambini massacrati, la sofferenza della gente di Gaza, e la ragione non è trascendente, dobbiamo andare in paradiso e diventare martiri, no. La ragione è umana, chi combatte questa battaglia sta facendo, è dalla parte giusta dell'umanità, cioè sta parlando un linguaggio che noi possiamo capire rivoltandocelo contro, dicendoci quello che voi raccontate di noi mostri, che adesso invece ce l'avete voi in casa, e quindi che conti farete con questo atteggiamento? È un discorso molto intelligente. Non si poteva aspettare niente di meno da Nasrallah. E scusami, aggiungo un elemento, no? Ad un certo punto Nasrallah dice l'Iran non controlla i vertici dei gruppi armati in Libano e in Palestina, ma sostiene la resistenza di questi gruppi. E quello che è accaduto fino ad ora ne è una prova. Che ci sta dicendo? La notizia, oltre a questa, che dice l'Iran non è un burattinaio, quindi non prendetevela direttamente con noi Hezbollah, che siamo figli di Israel, dell'Iran e con l'Iran, ma annuncia una cosa importante, che le basi americane in Siria ed Iraq andranno sotto il bombardamento e verrà incrementato l'attacco contro le basi americane. Lo vedrete nei prossimi giorni, è quel passaggio lì. Lotta per interposta milizia, in modo da lasciare fuori il Libano dal conflitto. Hezbollah aiuterà in tutti i modi possibili queste milizie, però rimane fuori dal conflitto.